tutti, per Perturo Sipriverdi. Un grazie a Marco per l'ottima relazione. Penso che sia importantissimo. Sono importantissime le serate come queste perché l'ha sottolineato 3 volte. Non è che è una serata per giuristi, perché si parla della nostra vita. L'esempio che c'è stato adesso su come è stata amministrata la sanità, abbiamo visto le cose in merito all'istruzione, no? I professori che anche per acquisire maggiori punti vengono al nord, poi adesso c'è la questione degli affitti, tutte queste questioni. Però volevo portare su questo discorso dell'autonomia differenziata un punto di vista un po' particolare, tra virgolette quasi provocatorio. Non so per quelli che seguono i lavori del Parlamento europeo, in questa settimana c'è stata anche la proposta di legge di andare a riconoscere come lingue dell'Unione Europea sia il basco, il galiziano e l'asturiano, perché a noi questa cosa può anche interessarci poco. Però anche lì, da un punto di vista strategico, visto quando poi parliamo di allargare l'Unione Europea, però non è che voglio deviare la parola dell'Unione Europea, era per dire, noi vorremmo un'Italia, non so, chi più o meno federale, però un'Italia europea. Vorremmo. Usciamo usciti dalla pandemia, penso che dovremmo chiedere tutti a gran voce una sanità che non venga frammentata tra regioni, che qua non funziona. Però quando un milanese va a Parigi, a Lione, anche lì deve poter avere accesso e tutto, dobbiamo andare per migliorare. Poi purtroppo stiamo vivendo, c'è la guerra, tutte le limitazioni alle libertà e agibilità che sono correlata alla guerra, stiamo vivendo questa cosa che è tremenda. Però è importante parlare. Sul presidenzialismo, 2 parole. Ha fatto benissimo la presidente prima andare a citare, perché anche poi in consiglio comunale. E tra l'altro, prima erano andati tutti in una direzione. I nostri comuni, qua, una fianco sola, di 5.000 abitanti, cos'era diventato con 7 consiglieri? Poi dopo l'hanno riportato a 14. Però ci avevano provato e anche lì nel 95 quando vanno verso l'elezione diretta. Vai verso l'elezione diretta, non si parla più di idee, adesso guardate che tra un anno si vota qua, non c'è nessuno che parla di idee, stanno facendo tutte le varie corti, gruppi di persone ed è lì che poi è la morte della politica. Guardate a Milano, le ultime amministrative, il 54% non è andato a votare e alle amministrative. E su questa cosa siamo noi, e qua parlo da iscritto all'ANPI, che dobbiamo attivarci e andare a portare questo tema in giro. È importantissimo. Comunque, grazie mille, perché è un venerdì sera parlare di Costituzione e di democrazia è importante. Poi non so, mi verrebbe da chiedere per essere poi sul concreto. Adesso abbiamo delle tempistiche per i lavori in aula, sia per l'autonomia differenziata che per il presidenzialismo. No, sul presidenzialismo però volevo anche terminare. Perché da quando ho fatto l'esame di diritto costituzionale comparato, che ne parliamo in università, io penso che dopo un anno di governo di destra della Meloni, che ha agito da presidente come se fosse un presidenzialismo, perché è così che sta agendo, no? Un presidente del Consiglio che fa le conferenze stampa senza i giornalisti, cioè questo modus operandi, ma anche le sciocchezze, mi diceva il nostro professore, di guardare anche le piccole cose. Quando parlano, forse l'aveva introdotto Berlusconi, l'ovale davanti con la scritta Presidenza del Consiglio. Cioè, sono tutte queste piccole cose che vanno a cancellare la nostra cultura, che tra l'altro è europeo, però dico anche la cultura anglosassone, che va verso un bipolarismo che viene portato comunque dal sistema elettorale. Quindi per noi, penso che sia importante, magari l'ho detto prima, mancato, però una parola deve ritornare anche la battaglia per un sistema elettorale proporzionale per la rappresentanza di tutti, quindi andare in maniera positiva. Grazie.